la proposta del senatore Cirami, che tra l'altro è pure un magistrato, no? Quando uno dice difendete tutta la magistratura, ma per carità, ci sono pure i Cirami nella magistratura, figuriamoci. Ecco, questo Cirami ha proposto una legge che consente di sparare a vista ai ladri nelle case, no? Per cui uno vede un ladro, la prima cosa che fa è spara ed è a posto, no? Senza poi stare a valutare se è legittima difesa o meno, se il ladro voleva rubarti una pianta di fiori o voleva invece portarti via chissà che cosa, si spara e basta, nel dubbio, no? Questi sono i garantisti che abbiamo noi oggi nella maggioranza. Il bello è che due settimane fa, dalla stessa maggioranza, un altro noto legislatore in tema di giustizia, l'avvocato Carlo Taormina, era finito sulle prime pagine dei giornali proponendo la depenalizzazione del furto. Cioè, nel giro di 15 giorni sono riusciti a proporre, prima di depenalizzare il furto, poi di sparare a vista ai ladri. La stessa maggioranza, che sono anche rocciosamente coerenti questi signori, e quindi un giorno depenalizzano il furto e il giorno dopo dicono sparate ai ladri. Ecco, speriamo che questa legge passi, quella di sparare ai ladri. Perché se oltre a poter sparare ai ladri nelle case la cosa per estensione si dovesse allargare anche ad altri luoghi chiusi, ad esempio il Parlamento, beh, sarebbe una mezza strage. In Parlamento attualmente ci sono 95 persone condannate con sentenza definitiva o con sentenza di primo o secondo grado o imputate per reati comuni o già miracolate da amnistie e prescrizioni. 95 su 945, cioè 1 su 10. È ovvio che si sparano i ladri lì dentro, è una strage, no? È una cosa, una mattanza. Quindi vedremo, lo dicevamo prima con Giovanni Pecora, vedremo qualche parlamentare che entra in Parlamento col passo del leopardo travestito da divanetto per non farsi vedere, oppure altri direttamente col giubbotto di proiettile e il casco, perché se li prendono, ovviamente, se c'è il diritto di sparare ai ladri, io ne ho in mente parecchi, no? dai quali si potrebbe cominciare. Quindi speriamo che questa legge non passi, perché altrimenti se si dovesse stabilire che si può sparare soltanto ai ladri poveri mentre ai ladri ricchi no, sarebbe vergognoso, perché la nostra Costituzione stabilisce che i ladri sono ladri tutti, cioè la legge è uguale per tutti, e quindi se uno ruba non è che può rubare solo al di sopra di una certa cifra e al di sotto no. Per esempio, è notizia sempre di questa mattina che il nostro Presidente del Consiglio ieri è riuscito a farla franca a Milano grazie a una legge da lui stesso approvata, per un processo che lo vedeva imputato per fondi neri per 1500 miliardi. Vi lascio immaginare quanti soldi ha rubato alla collettività non pagando le tasse su questi 1500 miliardi. Io non so quale sia il vostro concetto di ladro, secondo me uno che non paga le tasse su 1500 miliardi è un ladro. Quindi se è vero che l'ha fatta franca per prescrizione, vuol dire che il reato c'era, perché altrimenti lo avrebbero assolto e non lo avrebbero prescritto, e quindi io mi auguro per la sua incolumità che davvero questa legge Cirami non passi. Ma questa è la domanda che noi ci dobbiamo fare: da chi siamo governati? Perché un Parlamento che dalla mattina alla sera non fa altro che cercare via d'uscita per varie categorie di criminali è un Parlamento inquietante, perché si sentono fare dei ragionamenti che di solito eravamo abituati a veder fare nei fumetti della banda Bassotti o del gruppo TNT. Altri ambienti nei quali si facciano questi discorsi io personalmente non ne conosco. E tornando a bomba e concludendo, io dico questo: c'è veramente, se questo segnale, cioè se questo fatto che la proposta del centro Lazzati è stata raccolta da una deputata di AN, se questa deputata di AN gliela lasciano proporre, diciamo, e magari riesce addirittura nel miracolo di convertire la sua maggioranza e di riportare il suo partito alle posizioni che aveva un tempo, quando faceva della legge dell'ordine uno dei suoi capisaldi, perché non aveva ancora conosciuto Berlusconi, ben venga, insomma, c'è da sperare che questa proposta faccia strada. Ecco, io mentre plaudo alla presentazione di questa proposta e mi auguro che vada in porto, esprimo però la mia perplessità, visto che ormai i nostri polli li conosciamo, sulle possibilità effettive che questa proposta vada in porto, perché dato che è una proposta molto buona, è una proposta anche molto scomoda, molto rischiosa. Immaginate quanti caloppini di partito sottoposti a
misure di prevenzione dovranno essere, rimarranno inutilizzate, diciamo così. Quanta manovalanza che viene utilizzata nelle campagne elettorali di dubbia moralità verrebbe ad essere persa. E quindi credo che non sia un caso se questa proposta di legge probabilmente non è proprio in cima agli ordini del giorno della Camera, mentre in cima agli ordini del giorno della Camera ci sono sempre le cirami, le pittelli, le rogatorie, il falso in bilancio, l'amnistia, l'indulto, l'indultino, la depenalizzazione del furto oppure spariamo ai ladri e altre leggi demenziali di questo genere. Credo che il nostro compito sia quello di renderci conto che questa situazione non ci conviene, che il fatto di essere rappresentati da una classe politica di questo genere, che purtroppo senza grandi distinzioni di partito, come ci ha insegnato la scorsa legislatura, anche se con varie gradazioni di gravità, perché questo va detto, di questi argomenti non è che voglia sentire molto parlare. Da questo punto di vista, e con questo concludo, ancora una volta il caso Andreotti è in qualche modo paradigmatico, è un simbolo che vale per tutti, perché quando a Perugia 3 mesi fa la Corte di Assise di Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, ha condannato Andreotti e Badalamenti per l'omicidio di Pecorelli, il giornalista Mino Pecorelli, tutto l'intero fronte politico, dall'estrema destra all'estrema sinistra, si è compattato intorno ad Andreotti, abbracciandolo in un ideale abbraccio di solidarietà, con telefonate anche imbarazzanti. Vi ricorderete il capo dello Stato che telefona Andreotti appena condannato per omicidio, un senatore a vita condannato per omicidio, capite, no? Provate ad andare a cercare un paese occidentale nel quale un senatore a vita sia condannato per omicidio, è evidente che non lo trovereste, come non trovereste gli altri 94 che vi ho detto prima. È un caso tipico nostro, ma non guardate che non trovereste i 94. Se voi andate a cercare un caseggiato nella zona più malfamata della vostra città, un caseggiato dove un abitante su 10 è nei guai con la giustizia, ma voi non lo trovate, è troppo 1 su 10, cioè forse 1 su 20, ma 1 su 10 no, il Parlamento sì. Io infatti aspettavo, quando hanno fatto il poliziotto di quartiere, che cominciassero di lì, no? Perché se il poliziotto di quartiere deve pattugliare le aree a più alta densità di devianza, è evidente che non deve cominciare dalle periferie metropolitane, ma deve cominciare dalle aule parlamentari, perché lì statisticamente si annida il maggiore tasso di devianza criminale rilevato. E quindi voglio dire, dopo la sentenza Andreotti, quello che è accaduto nella nostra classe politica ci fa veramente riflettere, perché io non penso affatto che siano tutti complici di Andreotti. Allora per quale ragione hanno sentito il dovere, un minuto dopo della condanna, di dargli immediatamente la loro solidarietà, senza avere nemmeno idea di che cosa ci fosse in quella sentenza, perché è stata depositata ieri, quindi come facevano a sapere qualcosa il 17 novembre? Non sapevano niente, ma semplicemente avevano deciso che Andreotti è innocente a prescindere, o meglio, non importa se è innocente o colpevole, è improcessabile. È inarrestabile in tutti i sensi, è improcessabile. Andreotti non si processa perché è simbolo di tutta la classe politica, e quindi processando lui in qualche modo processano anche noi. E il problema è che per sostenere questa cosa, che naturalmente non è sostenibile seriamente, hanno dovuto ricorrere a una serie di argomentazioni del tutto folli. Qualcuno per esempio ha detto: non si può processare uno per un delitto commesso ben 24 anni fa, no? Perché le scemenze, tra cui quella del complotto, per esempio. Voi sapete che il Presidente della Repubblica, Presidente della Camera, Presidente del Senato, Presidente del Consiglio e capi dell'opposizione hanno telefonato ad Andreotti la loro solidarietà. Badalamenti, che era stato condannato insieme ad Andreotti, nemmeno una cartolina gli hanno mandato, eppure se era un complotto, se l'avevano condannato senza prove, anche il povero Badalamenti, dove sta in America, anche lui è vittima di un complotto, eppure del povero Badalamenti si sono dimenticati tutti. Infatti io volevo sempre fondare, prima o poi lo fondo, un club di solidarietà per il povero Badalamenti, che si becca le condanne di Andreotti zitto, perché lui non ha diritto di subire complotti, li subisce soltanto Andreotti. E altri hanno detto che bisognava separare le carriere, dopo quella sentenza bisognava separare le carriere, che è la follia delle follie se voi ci pensate, perché
Se c'è un processo che dimostra che la separazione delle carriere non ha senso, è proprio un processo dove in primo grado il tribunale, che non è convinto della colpevolezza delle evidenze, tra cui quella del complotto, per esempio. Voi sapete che Presidente della Repubblica, Presidente della Camera, Presidente del Senato, Presidente del Consiglio e capi dell'opposizione hanno telefonato ad Andreotti la loro solidarietà. Badalamenti, che era stato condannato insieme ad Andreotti, nemmeno una cartolina gli hanno mandato, eppure se era un complotto, se l'avevano condannato senza prove, anche il povero Badalamenti, dove sta in America, anche lui è vittima di un complotto, eppure del povero Badalamenti si sono dimenticati tutti. Infatti io volevo sempre fondare, prima o poi lo fondo, un club di solidarietà per il povero Badalamenti, che si becca le condanne di Andreotti zitto, perché lui non ha diritto di subire complotti, li subisce soltanto Andreotti. E altri hanno detto che bisognava separare le carriere, dopo quella sentenza bisognava separare le carriere, che è la follia delle follie se voi ci pensate, perché se c'è un processo che dimostra che la separazione delle carriere non ha senso, è proprio un processo dove in primo grado il tribunale, che non è convinto della colpevolezza dell'imputato, lo assolve, e in appello altri giudici, altri giurati popolari sono convinti della colpevolezza dell'imputato e lo condannano. Quindi è evidente che all'interno della magistratura ci sono libere coscienze e libere opinioni, all'interno che non c'è alcuna influenza, come si dice sempre, del pubblico ministero che guardando negli occhi il giudice lo convince della colpevolezza degli innocenti. E invece anche in quell'occasione si è detto che bisogna separare le carriere, ma forse bisogna separare le carriere addirittura fra i giudici di primo e secondo grado e poi fra i giudici di secondo grado e i giudici di Cassazione, insomma non si finisce mai di separare. E poi è stato detto basta con le sentenze contraddittorie, cioè è stato detto non si può assolvere uno una volta e condannare uno l'altra volta. Il fatto è che questa cosa non viene mai detta all'incontrario, cioè non viene mai detta quando uno viene condannato in primo grado e assolto in appello, come è avvenuto per esempio a Berlusconi. In quel caso è stata un'ottima cosa, no? Anzi si sono fatti i complimenti ai giudici che avevano adottato quella sentenza contraddittoria. L'importante è che uno la faccia franca sempre, no? Questo è lo scopo del processo penale, che una ristretta categoria di impuniti la faccia franca sempre, a prescindere, no? E quindi non importa come, non importa quando, tant'è che il ministro Giovanardi addirittura e l'avvocato Pecorella hanno proposto una riforma che impedirà l'appello del pubblico ministero, cioè praticamente se uno viene assolto in primo grado il processo finisce subito, se invece uno viene condannato in primo grado può impugnare in appello, quindi il processo diventa una partita truccata. Diventa una partita dove se uno alla fine del primo tempo ha fatto 1-0 la partita finisce lì, se invece uno perde 0-1 allora si gioca fino a quando lui non vince la partita, no? È evidente che il processo penale non è più uno strumento per cercare la verità e condannare i colpevoli e assolvere gli innocenti, ma diventerebbe uno strumento per farla franca, e allora a questo punto c'è da domandarsi perché glieli facciamo i processi. Non facciamoli neppure, dichiariamo gli innocenti a vita a prescindere, come diceva Totò, e facciamo una riforma costituzionale con un elenco di persone che non si possono processare, almeno per tutte le persone normali almeno si riuscirà ancora ad avere un processo decente. Però alla fine di tutto questo dovremmo capire che poi non ci conviene, perché se noi non siamo ancora riusciti nel 2003 a sconfiggere la criminalità organizzata non è perché siamo sfortunati o perché la criminalità organizzata è invincibile, è perché la criminalità è organizzata e lo Stato è disorganizzato e ogni volta che cerca di organizzarsi arriva qualcuno che lo disorganizza ulteriormente. Quando capiremo che tutto ciò ha molto a che fare con la nostra vita quotidiana e con il nostro interesse a diventare dei cittadini di un paese moderno e maturo, probabilmente avremo fatto quel salto che ci consentirà di combattere tutti insieme questa battaglia. Grazie. Seguiamo il programma così.